ambiente di apprendimento orientato al futuro dovrebbe essere inclusivo, dovrebbe essere tecnologico e dovrebbe dare la possibilità di sperimentare. Abbiamo imparato che siamo in grado di fare didattica a distanza, abbiamo conosciuto tantissimi strumenti e ora però è il momento di applicarsi e cercare di non dimenticare, non cestinare tutto quello che si è imparato, perché è una possibilità per migliorare la nostra didattica oggi e domani.